Ciao, oggi ripassiamo insieme Thelma e Louise, un ballo intermedio di 32 tempi su due lupi. In Thelma e Louise troveremo un intro, quindi una volta sola all'inizio del ballo, di 32 conteggi. Troveremo due tag, tag 1 e tag 2. Il tag 1 si ripeterà due volte sul primo e sul quarto muro, dopo 28 tempi, ed è di solo 4 conteggi. Il tag 2 invece lo troveremo una volta sola alla fine della sesta parete ed è di 32 conteggi. Ripassiamo prima la coreografia e poi vedremo nello specifico l'intro con i due tag. Si parte con uno step in avanti, leggermente in diagonale del piede destro e uno scaffo del piede sinistro. Stessa cosa andando verso sinistra. Step sinistro, scaffo del piede destro. Ci giriamo in quarto con un bind sulla nostra destra e abbiamo un tempo di pausa. Step sinistro in avanti, mi giro di mezzo verso destra, proseguo il mio giro verso destra, girandomi di un quarto con uno step sinistro vicino al piede destro. Hook, stomp destro, hook, stomp sinistro. Vediamo fino a qui. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Proseguiamo girandoci di mezzo sulla nostra destra con un jazz box modificato, ovvero di solo 3 conteggi. Quindi 1 e 2. Step lock step sinistro in avanti, touch point destro, step in avanti, touch point sinistro, step in avanti. Heel touch destro e torno, heel touch sinistro e torno. Ripassiamo fino a qui. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8 e. Seguono due rumba box back, prima con la gamba destra e poi con la gamba sinistra. Quindi rumba box destro, rumba box sinistro. Dobbiamo andare a fare un Monterey. Solitamente il Monterey parte con un'apertura laterale di gamba. Siccome la musica è veloce, i coreografi hanno pensato di modificare questo step con uno swivel, quindi col tallone alzato ruotiamo il tallone verso l'esterno e facciamo il nostro Monterey. Quindi il nostro Monterey sarà swivel, mi giro di mezzo, swivel, torno, swivel, mi giro di mezzo, stomp up. Rivediamo fino a qui. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8 e. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. Proseguiamo con rumba box. Questa volta in avanti con la gamba sinistra. Quindi rumba box in avanti, due kick del piede destro in avanti, poggiamo il destro indietro, ci giriamo di mezzo sulla nostra sinistra, rock step, altro giro verso sinistra, stomp destro, stomp sinistro. E così termina la coreografia. Rivediamola fino a qui. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8 e 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Rivediamola anche da questo lato. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8 e. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e 7 e 8.
di 32 tempi. Si parte andando con un long step in avanti di gamba destra, leggermente in diagonale, quindi long step destro e richiamo il sinistro. Stessa cosa andando all'indietro. Long step sinistro, richiamo il destro. Mi giro di mezzo sulla mia destra, portando già la gamba destra in apertura laterale e richiamo di nuovo la sinistra. E qui ho 4 tempi di pausa. Vado a rifare la stessa identica cosa per tornare sulla parete di partenza. Quindi rifaccio un long step destro in avanti, richiamo il sinistro, indietreggio col sinistro, richiamo col destro, mi rigiro di mezzo sulla mia destra, portando già la destra in apertura, richiamo la sinistra e ho 4 tempi di pausa. Con il conteggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il tag 1. Abbiamo detto che di solo 4 conteggi e lo troveremo alla fine, sulla fine della prima e della quarta parete. Quindi, dopo 28 conteggi della sequenza del ballo, gli ultimi 4 steps saranno il tag 1. Per la precisione, dopo il rumba box in avanti di gamba sinistra, kick kick destro, poggio il destro indietro. Qui, anziché fare il mezzo giro con lock step, mi giro, stomp, stomp, vado a fare il tag 1, ovvero rumba box sinistro in avanti, kick kick, poggio, stomp sinistro vicino al destro e 3 tempi di pausa. Vediamo con il conteggio. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Lo vediamo anche sull'altra parete con il conteggio. 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Il tag 2 invece lo troviamo alla fine della sesta parete ed è di 32 tempi. Per l'esattezza, il tag 2 è identico all'intro di 32 tempi. Quello che va a cambiare sono gli ultimi 8 tempi. Andiamo a vedere il tag 2. La partenza è la stessa, quindi un long step destro, richiamiamo con uno slide il sinistro, long step all'indietro sinistro, richiamiamo il destro con uno slide. Ci giriamo di mezzo verso destra, già portando la destra in apertura, richiamiamo la sinistra, 4 tempi di pausa. Andiamo in avanti con la destra, richiamando la sinistra con uno slide, indietreggiamo con la sinistra, richiamiamo la destra e qui c'è la modifica. Anziché girarci di mezzo sulla nostra destra, andremo indietro, quindi porteremo indietro la gamba destra, richiameremo la sinistra, di nuovo la gamba destra indietro, stomp del piede sinistro vicino al destro e 3 tempi di pausa. Vediamo con il conteggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, non ci resta che l'ultimo particolare, ovvero quello del finale. Il finale terminerà, cioè ci sarà, dopo il mezzo giro col rock step, ovvero dopo aver fatto rumba box sinistro in avanti, kick kick
destro poggio, ci giriamo di mezzo verso sinistra, rock step, anziché proseguire col giro verso sinistra, richiamiamo la sinistra vicino al destro e andiamo a fare uno stomp in avanti del piede destro. Questo per terminare sulla parete di partenza, perché diversamente dopo il rock step dovremo proseguire la coreografia girandoci di un altro mezzo facendo stomp stomp. Siccome partiamo alle ore 12, termineremo ad ore 12. Quindi 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. E questa era tutta Thelma & Louise. Ripassiamola adesso anche con la musica.